Cosa sono questi? Biscotti con cioccolata di... con marmellata di fragole e biscotti al muso tutti di cioccolato. Fatti tutti da te? Fatti tutti da me. Bravissima! Cos'è? È un orecchino, ovvio. Yet I'm sitting tight, always waiting for her to arrive. Give me a sign, let our worlds realign. I am trying, yet I'm still one. Che cos'era? Era una maglietta blu che mio figlio non aveva, era corta di maniche e quindi l'abbiamo fatta diventare una shoppers. Remind you how it feels. We'll find our way and fly away and I'll be around you. Sono dei contenitori per piccole cose, portapillole, confettini, caramelline, fatti con il collo della bottiglia di plastica con il suo coperchio e con un altro coperchio incollato sotto. Looking for a place to grow. Got my life on the line. I am trying, yet I'm still one step behind. So come and look for me, I'll help you see. Just let me remind you how it feels. We'll find our way and fly away and I'll be around you night and day. So come and look for me. Che sono ospite anche a Sorrento 2 o 3 volte. Vorrei approfittare di questi pochi minuti per sfatare anche qualche mito, perché magari qualcuno sente parlare di decrescita, pensa che sia un ritornare indietro, pensa che sia arrivare alla realtà della dietro, oppure sia qualcosa di negativo. In realtà no, qualcuno mi dice: ora che le cose vanno male, che siamo in recessione, tu dovresti essere contento perché il tuo movimento va nella stessa direzione. No, la differenza che passa tra la decrescita e la recessione è la stessa differenza che passa tra chi si mette a dieta perché decide di stare meglio, quindi mangiare di meno per un meglio, e chi invece, recessione, non può permettersi di mangiare perché mancano le cose. Allora, noi non decidiamo di consumare determinate cose di meno perché ci sentiamo più poveri o perché vogliamo ritornare indietro, ma per un meglio, e questo è molto importante. Ed è bene tenerlo presente, perché la decrescita è una strada verso il meglio. Il maestro di questa sera è il signor Liberato Mollo, che all'interno... Nessun maestro, è uno come voi. È uno come noi che ha la passione dell'autoproduzione. Tra le tante cose che autoproduce c'è anche il formaggio. Questa sera darà una piccola dimostrazione di come si possono fare caciotte o caciottine da te in casa. Poi per derivati un po' più complicati, vi rivolgete a lui. Liberato. Va benissimo. Sei pronto? Sono caldissimo. Questa è l'acqua salata che metteremo nella cagliata. Siamo pronti? Prontissimi, via! Allora, qual è la procedura, Liberato? Riscaldiamo il latte a 36 gradi. Come va lì? Siamo a 25. Ancora un po' più.
aggiungiamo il caglio, un cucchiaino ogni litro di latte. Aspettiamo 20 minuti che tutta la massa diventa cagliata, gelatinosa. Poi la rompiamo con un mestolo. Poi mettiamo il sale e l'acqua. Aggiungiamo acqua bollente e sale, aspettiamo qualche minuto che si deposita la parte solida, togliamo il siero e versiamo la parte formaggiosa, diciamo così, nella fuscella. E poi sono pronte per essere mangiate? Sì, sono, diciamo, nell'arco di una mezz'ora, tre quarti d'ora si raffreddano e sono pronte per essere mangiate. Quanti cacciottini hai fatto? Quello con le mani? Tre. Quante? Tre.